Credo che quando 2 legislature fa si è portato il numero dei consiglieri regionali a 70, si è commesso un gravissimo errore, anche perché diciamo, non c'è nessuna corrispondenza tra l'attuale consiglio regionale e per esempio la rappresentanza femminile che è penalizzata in maniera umiliante, visto che su 70 consiglieri regionali le donne elette sono soltanto 3. I partiti sono macchine costruite al maschile e tendono, diciamo, a riprodurre il potere della casta maschile, interdicendo alle donne, l'ingresso nei ruoli fondamentali della rappresentanza. Io dico che noi dobbiamo rapidamente decidere di tornare a 50. Penso che da questo punto di vista non ci debba essere discussione e differenziazione politica. Io personalmente farò ricorso alla Corte Costituzionale contro tutti gli aspetti di dubbia costituzionalità della legge di bilancio che è stata presentata e che viene votata in queste ore dal Parlamento. Non penso di fare ricorso relativamente all'indicazione prescrittiva dei 50 consiglieri regionali come numero massimo, perché è un'indicazione di sobrietà che condivido e che ho fatto mia e farò mia, e penso che il Consiglio regionale della Puglia debba quanto prima onorare, diciamo, l'appuntamento con questa, diciamo, indicazione di sobrietà.